Ci sono tanti episodi di cyberbullismo che poi vanno attenzione del preside, degli insegnanti, di tutte queste persone, no? Che poi si rimbalda la responsabilità di queste cose qui, dove magari mentre i genitori discutono, litigano, i figli non hanno fatto pace e giocano. Avete visto un film molto bello sulla rabbia, che è molto indicato secondo me su questo? E io credo che, ora io non so per carità, io credo che questa sia una scuola quasi ideale per tutte queste cose, per come è fatta, per il tuo ruolo, per tutta la tua, per carità. Però un film bellissimo da far vedere ai genitori è Carnage, l'avete visto? Ecco, Carnage vi fa vedere della rabbia che ci abbiamo dentro rispetto a due ragazzini che si picchiano. È la storia di due famiglie che si conoscono perché i figli, uno ha picchiato l'altro. Si parte con una... vabbè, se no ve lo racconto. Però quel film dice tantissime cose sul bullismo, sul ruolo che i genitori hanno sul bullismo rispetto a questo. Per cui non vi allarmate se, per quanto sgradevoli sono, un figlio viene semplicemente preso in giro. Allarmatevi mai. Preoccupatevi solo se non ve lo dice. Preoccupatevi se lo vedete triste e vi dice che va tutto bene. Un'altra cosa, resistete alla tentazione di obbligare i vostri figli a darvi la password del loro telefonino, perché è veramente una violazione dell'intimità. Lo so che vi chiedo tanto, ma vi prenderei in giro se vi dicessi un'altra cosa. Il discorso, vedo che nessuno intende, certo che il discorso dell'intimità, l'intimità è un confine fondamentale per aiutarli a crescere. Avete presente quando erano bambini i vostri figli che erano più piccolini, che a un certo punto volevano fare i bisognini da soli e dicevano no mamma, faccio da solo la pipì, no? E noi lasciavamo la porta socchiusa, perché si sa bene che se poi il bambino si chiude e tocca sfondarla, chiama il falegname, che costa come l'intervento chirurgico ormai. Per cui la porta era... però non chiudere la porta, noi dicevamo, no? È sempre mia figlia che mi cerca, ma io resisto, no? Perché sono un padre che sa attendere, come dire. Dopo due avanti, no? Allora, no? Quando la porta rimane socchiusa, no? Ci sono dei papà o delle mamme, ma anche dei papà un po' incauti, sempre in buona fede, che si avvicinano alla porta, non sanno che la bimba sta sul vasino o lo sta bene, e a un certo punto si sente una vocina, quando il papà ci sono io, ci sono dei papà che, no, l'impulsiva di dire, e che vuol dire, sono tuo padre, tra, alla porta ce l'hanno, ecco, quelle, anche quelle, non è che, no, io sono il padre, proprio perché uno è padre, se deve fermare. Quella manina che dice papà ci sono io con la vocina correlata è fondamentale, perché sta bimba dice posso avere tracciare i confini di una cosa che mi sa che si chiama intimità, e non c'è niente di male, non si rimane incinta con l'intimità, ma l'intimità che fa con la tenerezza, che è una cosa bellissima e che viene dall'accettazione della nostra fragilità. Questo lo dico ai ragazzi, no? Da tanto anche a loro, perché noi pensiamo che la virilità, magari, e io ero come voi, farsi una risata di fronte a uno che si è fatto male, capita, per carità. Ricordate che la virilità sta molto di più nella tenerezza, ci vuole molto più attributi nel far due coccole a una ragazza che ha fatto tutte quelle cose che ci diciamo che facciamo e poi magari non le facciamo, no? Per, ricordatevi questo, ora è anche presto, però vi sono sicuro che dentro di voi lo sapete, perché poi un conto quando uno racconta le cose agli amici, un conto è quando uno si ritrova con una ragazza, lì cambia tutto. Ricordatevi che è molto più importante quando vi sentite in imbarazzo che quando vi sentite sicuri di voi. Poi fate tutto, però quando vi sentite in imbarazzo siete particolarmente carini, questo ricordate. E se rimorchiate le ragazze, le rimorchiate per quell'imbarazzo, non perché hanno il 45 del braccio, no, no, anch'io ero una quella, per carità, non ho concluso niente. Se uno di voi ha la capacità di commuoversi, è uno che siamo capiti. Se uno invece ride da sempre ed è cinico, e non ce la fa, e per carità va aiutato a commuoversi. Io quando ho cominciato a stare meglio ho cominciato anche a piangere quando mi veniva da piangere, se no prima piangevo mai. Basta.
Samuele. Le soluzioni proposte e lette in diversi articoli ci sembrano estremiste, ma non risolutive. C'è il metodo di Steve Jobs, ad esempio, che evita ai propri figli l'uso di dispositivi elettronici fino all'adolescenza. Ma anche la via del libero accesso non ci convince. Non crediamo sia solo una questione di limitazione di tempo e di luogo di utilizzo. Che indicazioni senti di dare a noi ragazzi che utilizziamo tali mezzi? Io credo che voi lo sapete perfettamente, perché poi, ma queste domande vanno pensate loro. Allora, dalle domande che hanno fatto potete capire quanto sono pensanti. Voglio dire, non è, cioè, le sentite anche voi queste cose. Il problema non è, io credo che il problema non sia una questione di età. Convenzionalmente a Roma il cellulare si regalava la comunione. Tant'è che quando ha fatto la comunione mia figlia, c'erano le catenine d'oro, queste cose che poi quando siamo adolescenti si squagliano e scappano di casa, no? Quello era mio, in realtà, o per far peggio, no? Ma per cui a che serve il pendente d'oro, ma chi se lo mette? Voglio dire. E c'erano, interessava loro, interessava a padre, perché dico loro, poi lo squaglio io prima di loro, se giro, no? Per cui loro mi interessava, c'era poco oro. E poi c'era una scatola, io non lo sapevo, che mia figlia guardava fissa, e un certo punto ho detto, ma che c'è dentro quella scatola? Il telefonino di fu risposto. Dico, chi gliel'ha regalato? Mia madre, mi disse mia moglie. Dico, non lo sapevo. A 8 o 9 anni arriva il telefonino, poi può arrivare dopo, prima, non è importante quello, è importante la fiducia. I bimbi si consolano da soli col tablet. Fin da piccolini, se giocano col vostro tablet insieme a voi, sono contentissimi. Vogliono giocare con noi, non senza di noi col tablet. Siamo noi che noi facciamo fatica e che gli diamo la babysitter. Perché se voi primariamente a quella bimba lì che ancora deve scoprire tutto il digitale, quando vedrà la mamma che gioca col tablet o il touchscreen, che è una cosa che per i bimbi che si sposa con l'onnipotenza, no? È un pensiero magico, bellissimo, rimangono allibiti, no? Se la mamma starà lì con la bimba, non è questione di quando glielo fai scoprire, assolutamente, è di quanto l'hai condiviso. Tenere un Steve Jobs, non lo so che c'aveva in testa, ma Steve Jobs è quello che è deceduto, poverino, è lui, però, ancora per carità, però non sono d'accordo assolutamente. Perché ci sono dei figli che arrivano a 15 anni che sono delle bombe pronte a esplodere. Perché bisogna portare un figlio a 15 anni che se il telefonino se lo mangiano? Che pensate, che un figlio senza telefonino non va nei telefonini degli altri? Dobbiamo fidarci dei nostri figli, ci sono, noi abbiamo lo spettro dei siti per adulti. Non devono, ci sono quelle cose, dei siti per adulti, se un bambino va, guardate che... Vi svelo sta cosa, ma loro lo sanno, basta avere un'amichetta che ha un fratellino più grande e va a studiare una volta a casa o va, che il fratellino più grande, ovviamente, vedi, eccolo là, è quello che incarni questo ruolo, immediatamente dice, guarda cosa, io porno subito, no? C'erano delle cose, la volontà le risate, perché voi sapete che queste pagine, quando i figli per la prima volta vanno a vedere queste cose, possono comparire, non so perché, non se ne vanno come pagina iniziale la volta dopo che si accende il computer. A casa mia a un certo punto, non vi descrivo che cosa è comparso, mentre stavo lì, mi voglio accendere il computer, compare una cosa, io appena volta non ero stato. Ho pensato, ma sarei stata te, gli ho detto, dico, ma che vuoi? Ma io poi te ne dico, ma perché non può? No? A quel punto ci siamo guardati, abbiamo guardato la figlia più grande, che ovviamente guardava per terra. Dico, ma perché? Poi dopo due giorni di psicoterapia è uscito, non so, ti avrei uscito fuori in fondo, vergognandosi per te. Tutto questo è tenero. Vedete che morisco tutti, se ti dicevo una cosa grave mi vedevano tutti. È tenero. I bimbi si spaventano, non capiscono delle cose ancora. Per cui il trauma è quando un bimbo lo considera. Non è. Ancora poi c'è questo paradosso che poi ancora mettono il bollino rosso su magari la commedia italiana,
Edwidge Fenix, ve la ricordate, quella che ci ha bloccato la crescita a noi, no? Perché si vede un seno, bollino rosso, allora no, c'è un bollino rosso via. Ma cosa vuole? Ma che volete che traumatizza un seno o Alvaro Vitali che fa le battute? Ma quale trauma? Lo sapete qual è una cosa da evitare? Se si può? Il TG1, il TG Sky alle 13 col bambino palestinese in braccio al padre che gli è scoppiata una bomba addosso, col padre che strilla. Quelli sono traumi, perché i bimbi si chiedono, ma perché quel bambino è morto? È una domanda che mi ha fatto mia figlia più piccola, io non ho saputo rispondere. Ho detto, succedono le cose terribili nel mondo. Io ho visto che quella l'ha impressionato. Lì ci vorrebbe il bollino rosso, perché è vero che bisogna fare l'informazione, però è anche vero che alle 13, quando la televisione è accesa, fare vedere quello che ogni tanto si vede potrebbe anche essere evitato, tanto anche noi tutti lo sappiamo. Ma un bambino piccolo che guarda lì, stanno lì, sopra pensiero, non parlano più. Quello è traumatico. Quello si vede proprio. Il seno di Edwidge Fenix è diventato vintage ormai, di Edwidge Fenix, però voglio sperare, però voglio dire, no? Per cui anche lì non dobbiamo ragionare per compare, no, per frasi fatte, ma dobbiamo sempre pensare con la nostra testa, agite sempre spontaneamente, non vi fate mai dire da un altro quello che dovete fare con i vostri figli, perché lo sapete che nessuno li conosce e li ama più di voi. Ricordatevelo. Io volevo leggere una domanda di un genitore, che è questa. Internet è una linea di informazione accessibile a chiunque nell'immediato. Rispetto a questo aspetto, come valutare le informazioni che vengono trovate? Inoltre, si arriva quindi un aspetto più tecnico, poi inoltre si arriva subito al risultato, saltando il processo, che è quello di ricerca, di verifica. L'immediatezza per lei è un vantaggio o una penalizzazione per i nostri ragazzi dal punto di vista della loro crescita didattica e personale? È un modo di apprendere diverso, né penalizzante né favorevole. In che senso? Che è vero che una ricerca di su qualsiasi persona, un personaggio o argomento si scarica su Wikipedia in un secondo, ma è anche vero che ormai, io credo, fare l'insegnante non significa dare una serie di nozioni come il 5 maggio a memoria, anche se magari si fa anche quello, non è quello il punto, ma favorire in accordo con i tempi di ora e anche con la mente, con i processi mentali di ora che sono diversi da quelli di prima, il fatto di fare in modo che ogni ragazzo generi su qualsiasi argomento i propri pensieri e non impari e basta i pensieri già pensati da altri. Per cui a me non mi importa se mia figlia la ricerca su Garibaldi la scarica in un secondo, mi importa di sapere che cosa pensa lei di Garibaldi, se pensa che qualcuno assomiglia a Garibaldi tra i suoi amici, no? E questo, il suo pensiero, perché in accordo con i tempi? Perché internet è un ipertesto, c'è tutto dentro, ci sono tante cose vere e tante cose non vere. Dobbiamo anche lì fidarci dei nostri figli, che hanno una grande capacità di capire quello che è vero e non è vero, ma soprattutto di farsi il proprio pensiero. Oggigiorno il fruitore dei media è attivo. Noi siamo una generazione, come ho detto prima, cresciuta, ipnotizzata dal TG1 delle 13, che era quello più attendibile se uno votava la Democrazia Cristiana. Se uno al TG2, già, se il TG3 è il peccatore. Ma voglio dire, ora a ritroso, ma quante frescacce ci avranno raccontato, ma manco riusciamo a contarle. Eppure l'ha detto il TG1, Vespa, cioè, l'ha detto Vespa, voglio dire, no? Che è quello che ancora va avanti col delitto dei cogne. Per cui noi come abbiamo fatto a capire delle cose? Alcune cose le abbiamo capite, altre ci hanno preso in giro. I figli sono più svegli, vi assicuro che se io c'è una cosa
che mi rendo conto è che è impossibile manipolare l'adolescente, se non altro perché hanno una sana dose di diffidenza. Non ci cascano. Noi siamo molto più manipolabili. Gli adolescenti di ora sono più svegli perché sono stati iperstimolati e hanno soprattutto la capacità di farsi un proprio pensiero. Noi ci abbiamo messo più tempo, per cui secondo me è solo un modo diverso di apprendere. E farebbe bene a tutti, anche a chi è deputato all'insegnamento, di trovare nuovi modi di insegnare, perché molto uno va a lavorare più volentieri. Ripeto, anche nel mondo degli insegnanti per me il problema sta più nella passione che nelle lavagne luminose. Tutte le volte sono state comprate con la mia figlia lavagne luminose dall'assessore di turno che si doveva fare legge e non hanno mai attivato internet per usarle perché nessuno paga internet. Mi spiegate, cioè, con le maestre che guardano queste lavagne luminose ci farebbero la pasta fatta in casa solo, forse farebbero pure bene. No? Nel tuo testo, quindi, la dipendenza, il YouTube sono dei geni, secondo me, però martellano profondamente e attirano molto, sono molto accattivanti. Si deve occupare oppure il bambino ha già di suo gli anticorpi? Guarda, sì, no, gli youtuber sono carini, ma so che io li conosco, gli youtuber parlerò su loro, conosco bene Dexter per esempio che è un youtuber, poi ci avete fatto cieco. Youtuber sono la fonte di invidia per persone come me, sono gli unici che fanno i libri e li vendono, sono gli unici che dovunque partono fanno delle cose, cioè, anche a me mi incuriosiscono tantissimo. Che ti posso dire? Io di YouTube l'ho conosciuto personalmente, sono proprio grandi ragazzi, deliziosi, anche ragazzini che hanno avuto le loro inibizioni da piccoli, hanno avuto i loro problemi e hanno trovato una chiave di comunicazione che funziona da morire. Io ho mia figlia Viola che grazie al fatto che sono amico di Dexter riesco ancora a tenerla sotto controllo e glielo presenterò ora in un evento che lo devo incontrare a Dexter, però mia figlia è emozionatissima, io sono commosso dal fatto che mi trovo carinissimi, giovani e basta, fanno la telecronaca, ha cominciato Dexter e famiglia a fare la telecronaca delle partite di gaming che faceva. Io vedo che attirano molti ragazzini delle scuole elementari, non credo che voi state appresso di youtuber o no, cioè ve li siete magnati di youtuber, però le ragazzini delle scuole elementari sono completamente presi, io l'ho conosciuti anche, quindi sembrano proprio bravi ragazzi. Il fenomeno è strano, com'è possibile che i ragazzini che si sono anche ritirati, non hanno studiato eccetera, hanno trovato genialmente una via di comunicazione per cui sono diventati ricchi? Cioè, per parlare con Dexter bisogna passare da due intermediari, se poi ti risponde, per cui no, per parlare con me il cellulare ce l'hanno i puni tossicodipendenti della Bella Monaca a Roma, no, la voglia, anzi, sono gli unici che mi chiamano per studenti, no? Per cui, cioè, che ti devo dire? È un mistero, però quello che ti posso dire è che proprio non è un pericolo, perché i messaggi sono tutti positivi. Dexter, io e Dexter faremo una cosa contro il cyberbullismo, per cui Dexter è uno che secondo me sa che il bullismo l'ha anche conosciuto, e non dalla parte del bullo. L'impressione, non lo so, ma l'impressione è questa, per cui io li trovo tenerissimi poi. È timido Dexter. È un ragazzetto timido, carinissimo, tenero, cioè, non può far male a un bambino, secondo me. Quello che fa male è se rispetto a quanto guardano Dexter, il genitore non ti dice mai andiamo a fare una corsa, andiamo a fare qualsiasi cosa, ti porta a vedere la partita, ti porti di là. Prego. Io direi che possiamo chiudere. Grazie. Grazie professor.